Voglia, anche questo è veramente un altro grande successo dell'Università Telematica Pegasus, aver acquisito delle persone importanti come Mauro, che io lo definisco uno scienziato. E quindi oggi è un valore aggiunto che arriva a Pegasus e con questo spunto poi abbiamo sviluppato, oltre in scienze motorie, abbiamo caratterizzato questo corso di laurea in biomedico, abbiamo anche in scienze turistiche caratterizzato un altro corso per ecogastronomia, abbiamo caratterizzato un altro corso di laurea in ingegneria, quindi oggi andremo a presentare tre nuovi corsi di laurea assieme a questo che oggi veramente poi abbiamo già preparato dei master, abbiamo preparato altre attività importanti che verranno svolte in loco in questa meravigliosa sede che è la sede di Lecce. Professore, la sede Pegasus di Lecce avrà della sua offerta formativa, ci saranno scienze motorie, una facoltà molto importante, e questo è un nuovo traguardo. Scienze motorie in realtà già c'era, la novità è che Scienze motorie si arricchisce di un nuovo indirizzo, cioè l'indirizzo statutario che è quello classico, già esistente. Questo indirizzo statutario si arricchisce di un ulteriore indirizzo biosanitario, biomedico, che ci è parso risultare particolarmente significativo sotto diversi punti di vista. Perché al di là di quelle che possono essere le competenze tecniche, le competenze, come dire, gestionali, oltre che psicopedagogiche, che devono appartenere ad un soggetto che poi realizzerà la propria attività come esperto di scienze motorie, è anche necessario ed è anche opportuno che chi fa questa attività possa irrobustire le proprie conoscenze per quello che concerne l'ambito biosanitario. Questo perché? Perché comunque contribuirà a far sì che l'esperto, il laureato in scienze motorie, possa modulare opportunamente a seconda della soggettività del soggetto che poi praticherà attività sportiva, il carico, la quantità, l'entità, la frequenza delle attività motorie e soprattutto potrà modularle anche in ragione di quelle che possono essere eventuali patologie più o meno croniche che in qualche modo il fruitore dell'attività sportiva dovesse in qualche modo avere. Quindi sono delle competenze aggiuntive che riteniamo essere molto utili, anche perché, tra le altre cose, il nuovo indirizzo di scienze motorie prevederà una sorta di approccio nutrizionale che potrà far sì che il soggetto che in qualche modo istruisce e avvia le attività motorie possa tener conto anche di questo aspetto del tutto rilevante nel miglioramento assoluto di quelle che saranno le performance proprio fisiche e sportive dell'esecutore, del fruitore delle attività sportive. Quindi c'è la pratica, però a parte anche le lezioni frontali, c'è la possibilità anche in questo caso di portarsi il professore a casa, nel senso che ci sono le lezioni che possono essere eseguite in qualsiasi momento. Questo Assolutamente è il sì, grande vantaggio questo è il solito vantaggio della come dire, telematica. delle attività didattiche che in qualche modo Unipegaso offre, quindi la possibilità comunque di poter gestire e di potersi gestire in qualche modo la formazione e l'informazione stando comodamente a domicilio e potendo interagire anche attraverso i canali che Pegasus offre direttamente con il docente nel momento in cui dovesse aver necessità. Un ulteriore aspetto che mi pare importante, ci sono delle notizie di cronaca che in qualche modo, come dire, portano all'evidenza un'ulteriore situazione di emergenza, che è quella che fa riferimento alle conoscenze relative al discorso nutrizionale e alle criticità che una nutrizione non corretta può in qualche modo portare o provocare. È cronaca di questi ultimi giorni la notizia dell'ennesimo shock anafilattico legato ad alimenti o comunque di situazioni in ogni caso connesse con un'alimentazione scorretta. Ecco, noi proporremo a partire dal prossimo
dal prossimo anno accademico, quindi già dal mese di settembre, un corso di alta formazione, quindi non un master, ma un corso che potrà essere fruito in qualche modo non soltanto da soggetti laureati, ma anche dagli albergatori, dai ristoratori, dai gestori di bar, di trattorie o comunque di piadinerie o di tutto quello che in qualche modo può avere a che fare con l'alimentazione, per far sì che nuove acquisizioni assolutamente aggiornate, assolutamente complete ed integrate possano essere messe a disposizione di chi gestisce locali di questo genere, intanto per poter eventualmente allestire anche dei punti di primo intervento nel caso ce ne fosse necessità, che come abbiamo visto purtroppo dalle cronache sono assolutamente indispensabili, un po' per dare le giuste, utili, opportune informazioni relative alla creazione di alimenti anche con presenze minimali in tracce di sostanze che possono essere allergizzanti o che possono essere critiche, in modo tale che non si abbia più a verificare dalla cronaca ciò che non dovrebbe mai più essere verificato.